Senta, a proposito di limoncello, io voglio portare il nostro pubblico in Campania, in queste splendide terre dove vengono coltivati, appunto lo stavamo dicendo, limoni pregiati. E proprio lì è nato un prodotto ormai che ha conquistato il mondo, addirittura c'è la pubblicità a Pechino, a Los Angeles, a Buenos Aires, insomma in tutto il mondo conoscono ormai il limoncello, un grande liquore tutto italiano. E allora noi siamo andati a curiosare come nasce il limoncello e da quali limoni campani nasce questo meraviglioso, profumatissimo, gustosissimo liquore. Il servizio è di Carla Lombardi, guardate. Oggi mi trovo nella bellissima Sorrento per parlare del limoncello, ma un buon limoncello non si può avere senza i meravigliosi limoni di Sorrento IGP. Signor Mariano Vinaccia, ci troviamo in un limoneto tipico della penisola sorrentina, ma che tipo di limone è questo di Sorrento? Questo è il limone Valle di Sorrento, ma a parte la varietà è la zona, è il posto dove si coltiva che le dà le caratteristiche fondamentali per poter poi fare un grande limoncello. Cioè questo è un limone estremamente profumato, estremamente aromatico, perché tutto questo ci viene da questa condizione paesaggistica in cui la penisola sorrentina è quasi un'isola in mezzo a due golfi. Cioè abbiamo il golfo di Napoli e il golfo di Salerno. Questo clima particolare e questo terreno di origine vulcanica, dall'eruzione dei Campi Flegrei a venire all'eruzione del Vesuvio in poi, è un terreno estremamente ricco, che è certificato a produrre limone di Sorrento IGP e la base per poter avere un grande limoncello di Sorrento. Io so che il limone di Sorrento fa parecchie fioriture durante l'anno e sì, quindi si può raccogliere praticamente e fare il limoncello tutto l'anno. Questa è un'altra delle caratteristiche per le condizioni climatiche che ho detto prima, quindi noi abbiamo per disciplina europea la possibilità di raccogliere dal 1 di gennaio al 31 ottobre. Questo ci consente di poter portare sempre un frutto fresco sia al mercato del fresco, in fabbriche, nei supermercati, come il limone di Sorrento IGP fresco, che alle nostre partner trasformatori del limoncello danno sempre un limone appena raccolto. Senta, quindi a questo punto non ci rimane che vedere come si fa questo limoncello. Andiamo in fabbrica? Andiamo. Eccoci pronti per fare il limoncello. Ma quanti limoni di Sorrento occorrono per un litro di alcol? 8-10 limoni di Sorrento IGP per un litro di alcol. E quali sono quindi le fasi di lavorazione del limoncello? Le fasi sono quelle, come abbiamo visto, prima la coltivazione, la certificazione del prodotto in giardino, si arriva in fabbrica, i limoni vengono pelati nel modo più sottile possibile. Questo è importante, quindi, che il limone non sia trattato, perché nella buccia non deve rimanere nessun residuo. Sono i requisiti principali, che sono: deve essere un vero limone di Sorrento IGP e non deve essere trattata né quindi avere residui chimici sulla buccia. Quindi una volta fatta questa buccia sottile, cosa succede? Poi viene messa in infusione nell'alcol per circa 48 ore. Poi a parte si scioglie l'acqua e lo zucchero a freddo. Il tutto poi dopo, ottenuti i due preparati, si uniscono e si ottiene il limoncello di Sorrento. Occorre farlo riposare? No, praticamente pronto subito, viene imbottigliato e messo in vendita. Però è molto importante per il consumatore che vuole comprare il vero limoncello di Sorrento, che deve cercare il marchio del consorzio di tutela nell'etichetta, perché garantisce la filiera e l'uso esclusivo dei limoni di Sorrento nella preparazione del limoncello. Quindi questo marchio garantisce il produttore e il consumatore finale. Dobbiamo dire che per sentire proprio il sapore del limone di Sorrento bisognerebbe bere il limoncello a temperatura ambiente. Chi preferisce lo può bere anche ghiacciato, che dobbiamo dire è molto piacevole soprattutto d'estate.